Buonasera ragazzi, bentornati all'House Night come dicevamo appunto, nonostante le varie digestioni, abbuffate e cose varie ci prendiamo quest'ora insieme anche per digerire in live come dei bravi ogor quindi stasera rutto libero e lode alla grande mascella esatto, esattamente <ride> e quindi insomma, siamo belli belli tosti dal punto di vista alimentare però insomma abbiamo anche un sacco di cose interessanti di cui parlare chiaramente stasera non ci sembrava il caso di disturbare nessuno dei nostri diciamo <ride> giocatori esperti o con, diciamo consulenti esterni ha eh, visto appunto la, la giornata eh, però comunque ovviamente poi non mancheremo ovviamente di parlare sia di OSIAC che di Tibet ah, assolutamente sì stasera è una cosa tranquilla non durerà neanche tanto anche perché Dopo ieri e oggi <ride> siamo tutti abbastanza provati, prova. ma ho visto tanti ragazzi che durante, non so, hanno approfittato di questi giorni per lavorare, portarsi avanti con vari progetti, anche io ho portato avanti due o tre cose, quindi molto sì. bello stasera, ecco, trovarci qua, a vedere un po' di cose, più che altro questo battle scroll che Piov... si sapeva che sarebbe arrivato, ma mm -hmm. non mi aspettavo una tale mannaia soprattutto su un eh, paio di cose, ma poi le sì. vedremo bene insieme. Sì, 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 molto sì. interessante. Mister <ride> Niki, assolutamente irriducibili. Sì. <ride> Ciao Roger, ben arrivato. Ciao Roger, benvenuti a tutti, anche eh. stasera. Sì, sì, Diteci sì. un po' come avete, se anche voi vi siete sfondati o avete lavorato oppure vi siete dedicati al lobby in questi giorni. Mm -hmm. Che il nostro caro Nico, che non so se si collegherà tra poco, ma che fra conosce, Grande sì. giocatore Seraphon, ha avuto il segno del destino trovando un piccolo Reapered all'interno dell'uovo, quindi ah. ha già messo in preordine, anche se non è ancora in preordine, tutta la roba Seraphon che deve uscire, perché è stato chiaramente un segno del destino. Eh beh, direi di sì, a questo punto. Comunque. S comunque, direi... abbiamo un po' di, di foto da guardare insieme, diciamo, sì, come direi... antipasto. Esatto, prima di vedere le due o tre cose che sono uscite su Warhammer Community, sì. passerei un po' di foto vostre perché questa settimana sono arrivate un bel po' di cose dai, 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 dai nostri ragazzi, dai ragazzi che ci seguono. Allora, questo è di Gianluca Cantinotti, che se non sbaglio è il nostro caro compare svizzero sì. che ci aveva raccontato settimana scorsa di essere stato a un torneo da oltre. 150 giocatori in, in francia e ci ha mandato un po' di foto di cioè, guardate che roba che è una roba del genere Un'arena arena di spade proprio gli stadi esatto. con lo stadio così spettacolare questa armata di nargol meravigliosa tema halloween con il grande immondo sulla zucca è spettacolare c è. C è. e ci ha mandato Appunto, un po' di foto, anche dei tavoli, molto ben fatti dei nostri sì, cari sì. colleghi francesi che... Anche se, devo dire la verità, che vedo degli scenici in MDF. Eh, probabilmente dire. per un evento così grosso <ride> abbiamo visto... Cioè, tutti noi che organizziamo eventi abbiamo visto quanto sì. è costoso, quanto è faticoso stare dietro a certo. tutto. E certo. se non hai gli spazi, devi per forza... Chiedi al 40k, chiedi altri <ride> spazi, se ne fai quello che vuoi. No, puoi. no, certo. Quello comunque... Bellissimo e anzi ragazzi se andate a fare qualsiasi tipo di torneo all'estero Fate foto e mandatecele che siamo sì. curiosissimi Di vedere un po' anche in giro per il mondo come sono Decisamente, decisamente Riccardo Poi... ci dice che in questi giorni ha montato una marea di cinghiali selvaggi ottimi Pronti per essere arrostiti in questo weekend <ride> Alla grande direi Esatto Ecco Gabriele Gaggeni che invece ci manda Qua i suoi yada. Soulblight e devo dire ho già fatto una partita di test col caro Simo Fassi col nuovo tomo di Soulblight mm. Mm -hmm. e quella cosina che qua vedete sulla sinistra la cara Mortis mm -hmm. <ride> quella è un Covenantron però anche il Covenantron sì, è... ah non è la Mortis eh... No, la Mortis Engine non c'ha le vampiresse, ma c'ha l'unicromante sopra. Ok, perché la Mortis Engine è un eh, sì. palo in cui è incredibile. Adesso è veramente interessante. Può di quattro, soprattutto, è Esa campione. Esattamente quello che ho detto a Simo. giocane zombie è 4, Zombie e quattro di quelle. Esatto. Proprio così. Comunque, ci manda un po' di lavori che sta facendo in questo periodo. Bellissimo, Sarà contentissimo questo. adesso col tomo nuovo. Quindi complimenti, Gabriele. Sì, sì, Come sempre, belle. ragazzi, mandateci foto anche voi che... Sì, Siamo sì, sempre contenti di mostrare anche il lato hobbyistico, assolutamente, poi questi stupendi, devo dire. Sì, sì, di mi luce, piace insomma. molto l'effetto, sì, l'effetto luce La lancia, per esempio. Esatto, no, veramente Fichissimo. belli, ben fatti. Un giorno sarebbe sì. divertente anche ospitare qualche pittore qua. Sì, 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 sicuramente lo non faremo. Un super proma di quelli che fanno armate per dare consigli di come completare completare sì. le armate. Decisamente. <ride> e poi è un blaze of corn di Andrea Tortorelli che finalmente yes. tornano fuori dagli armadi <ride> Esatto. Dai garage, vari eventuali. Esatto, esatto. Che... che bello, finalmente, corn. Ma sì, dai. Anche a te, famiglia di Telgork. <ride> <ride> Hashtag. Allora, Prosti. si vede che eh, cosa Luca ha scusato. Abbe, sono perso. Si vede che la g 1 aveva fin troppo in magazzino. Ah, di Mortis, dici. Sì, può essere. Probabilmente può essere. sì. Beh, è un po' come i cannoni degli ogre. Che... <ride> Infatti. Poi, continuando, vedete questa settimana, ragazzi, tantissimi. Ci avete mandato tantissime cose. Sì. Il caro Mario Santinelli uh -huh. che ci manda i suoi battaglioni di pistolieri, letteralmente, letteralmente da Little Bighorn. Mm -hmm. Che scendono a sparacchiare un po' in giro. Chissà. Chissà che, chissà che non si stia preparando per Old World, World eh, segretamente. Ma in realtà, tutti noi, giocatori <ride> Cities, ci eh, stiamo preparando per Old World. <ride> esatto. Eh, anche senza per volere, è eh, così ah. e basta. Tutto ciò che non verrà squattato verrà rimbasettato su quadra. <ride> esatto. O Proprio... venduto a, a prezzi altissimi. Ma già, guarda, avevo il... quando ho scoperto quanto vale il vecchio Archon... Eh... Che mm -hmm. avevo in metallo, fanculo. La giù l'hai ah, sì. ristampato. Potevo pagarmi una rata del mutuo della casa. Eh ah, sì, <ride> e poi anch'io mi sono dedicato. Soprattutto tra venerdì e sabato al mio caro esercito di Fire Slayer, che sarà il prossimo che porterò. Probabilmente l'avrò pronto dopo l'estate. Infatti Perfetto. questi tre modelli sono ciò che ho fatto finora, ovvero due Endless e un <ride> Magmatrot che sto esatto. ancora decidendo cosa montarci a cavalcioni, se un padre un figlio, un prete. Un padre un figlio e uno spirito santo. Eh, so perché ho idea. guardato anche Magnetizzare ma è un lavoraccio. Sì, eh? Sì, purtroppo è veramente... Non ci stanno fatto. abbastanza gambe, immagino. No, in realtà che è il problema è che il padre e il figlio con... condividono le gambe che cavalcano, però okay. potrei mettere il padre a piedi sul baldacchino che c'ha il prete okay. sopra, comunque, mm -hmm. vabbè, esatto. da capire effettivamente. Esatto, ecco Omi, caro sì. Mario Santinelli, tempesta nel cuore, sì sì. sì, sì, no, no, io sono, lo sai che sono fedele a tutte le cities se devo decidere ancora quale città portare a... al TRS, che mm. tu, Caino, non ci sarai. <ride> Grazie sì. mille, Intel Gork. Sì, sì, sì. Vabbè, allora, è a, Abbiamo anche un Rumor Engine da vedere, mi sembra, no? Esatto, esatto. Mm. Qua potrebbe essere... Non mi sembra tanto Night Town. No. Potrebbe... Cioè, più che altro non mi sembra una cosa caotica, perché non ha no. simboli. No. Io ti dirò, ho visto una foto mh, fatta da un amico molto da vicino alle falsi dei... Mm. Dei i, 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 La Death Guard del 40.000 e sono prende quasi identiche. O anche ah, quelle quindi... dei, dei mortali di Nargol. Potrebbe essere quello. Mm -mm. Sì. Eh. Una, una nuova banda di Underworld di Nargol o qualcosa del genere. E eh, stavo pensando a quello. Potrebbe essere anche la banda di Underworld magari nei Night Town. pure. E... sì sì. Certo non una... mi ricordo nemmeno la loro banda. Tanto è la, la Breyer Queen, la, la prima di Night Vault, della seconda edizione di, di, di Underworld. Comunque, la vedremo. Potrebbe essere qualcosa per noi. Ma adesso con le nuove uscite, oppure potrebbe essere qualche nuovo pezzo fake. Anche se non hanno mai avuto armi sì. in metallo. Sì, sì, sì. tranne chissà, mai dire mai. Mai dire mai. Yes, e poi. Al solito, a farci sempre compagnia. <ride> <ride> immancabile. <ride> immancabile. Eh, è, è, è il problema è che questo è immancabile come l'influenza quando cambiano sì, esatto. le temperature. Non è una esatto. cosa che piace, però c'è sempre. Esatto, 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 Ciao Pispi, Ehi. benvenuto anche a te. Raccontati di... Voi là, ecco, Esatto, cosa avete fatto oggi se state rotolando. Vi faremo digerire un po'. Sì, sì. Oh, Benvenuto Andrea. Ho 90. Ciao a tutti, la prima volta vi scrivo qui sono Andrea Torino e gioco sul Blight. Allora sei nel momento proprio migliore per il tuo esercito, visto che hai appena avuto un libro nuovo. Esattamente. Molto bene. Anche perché adesso è molto molto interessante anche la parte che prima si giocava di meno. Non so, ho sentito pareri discordanti su Blood Knight, però c'è mm -hmm. tempo e luogo per ogni cosa, come disse sì. il professor Rock. Precisamente, proprio lui il manzo che lo disse Esatto, comunque qua <ride> vediamo, la cosa è, qua come sempre sapete che a noi piace scherzare su questi meta watch della GV Perché sì. ci sono i flash hitter che sono in risalita incredibile sì. Ormai a quanto pare rotti secondo GV Sì, anzi. sono quasi al 60% di vittorie, ma soprattutto sono in continuo miglioramento esatto. Una cosa mai vista Esattamente, quindi boh mentre a me queer. io mi chiedo sinceramente come i Seraphon siano calati al 45% di vittorie quando erano quasi al 60% fino a, al praticamente al battle scroll eh. dove gli toglieva la pelle a scaglia da tutti cosa vuoi che ti dica? <ride> cosa vuoi che ti dica? la fantasia Va, di G.V. sarebbe bellissimo un giorno anzi se conoscete qualcuno che lavora per G.V. scoprire da dove vengono questi dati perché sarebbe eh. tra l'altro questo, questo è il meta -Watch che hanno legato Appunto a Scroll, che poi guarderemo e fa ridere che secondo, cioè in base ai loro ragionamenti, la quindi anche Fecca andava nerfato. Mm. E perché non è successo allora a questo punto? Beh, ha già avuto un bel nerf eh, con... <ride> 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 con, la, con la storia della Gore. Ah, vabbè, parliamo di 800 anni fa eh, più sci... o meno, però. Sì, tra l'altro, rileggendo il Scroll, ho visto che con l'ultimo gli è stato aggiunto un Word al senso tutto l'esercito che non sapevo ah. nemmeno avessero. Pensate. Ma poi le doc così basse chi le, eh, chi le gioca non ha le mani, è <ride> probabile. Eh, eh. No, il problema delle doc è che o giochi quella lista, o. Beh, in poi il 49 non è per niente male alla fine, sì. eh. Cioè non è eh, un esercito chi... rotto, sicuramente, però non è male. Come dicevi tu fra settimana scorsa, dipende anche da quanto è giocato l'esercito, sì. Esatto. Quindi... Sapete che in questo momento il mete è abbastanza equilibrato, quindi se si mm. aggira attorno al 50%, ma è giocatissimo, vuol dire che yeah, yeah. comunque sono dati, dati validi. Sì, Anche ovviamente. i, i source of Beamat a me fa specie che siano così bassi perché sono comunque un esercito poco giocato, mm. ma che quando viene giocato fa sempre ottimi risultati. Sì, vero, molto vero. Poveri, poveri Stormcast e anche Slaves così bassi, <ride> mi chiedo boh, non lo so. Vai a, capire, vai a capire, vai a capire. Beh, gli Slaves abbiamo visto che mh, non so come rendono loro i dati. Però, comunque, l'esercito attualmente più, più usato a torneo. Quindi, insomma, come dicevamo, ci sta che venga anche un po' abbassato il win rate. Da questo fatto, qua ecco. eh. Infatti, avevamo bisogno di una spinterella. Come vedremo, <ride> Comunque, a parte questo, sono uscite gli altri articoli usciti in questi giorni: sono principalmente indiscrezioni su Ossiark sì. e Soulblight. Ma avendo i tomi in preordine da sabato, quindi se vi serve preordinateli, ordinateli. E appunto, ai content creator bravi, cioè non noi, <ride> yeah. hanno già fatto video a riguardo. Eh, non ne parleremo perché è inutile parlare di indiscrezioni di sì, cose, sì, sì, infatti. Sì, sì. però. Aggiungiamo questa piccola rubrica <ride> che ci ha fatto molto ridere sì. all'interno delle nostre serate. Non ci sarà sempre, ci sarà solo per cose palesemente sbagliate o palesemente belle, come in sì. questo caso. Sì. E apriamo l'angolo dello sgravo. Ovvero cosa, abbiamo, cosa è stato scoperto bellissimo fra questa settimana, eh. quanto pare nel nuovo libro sul Blight? Che poi vedremo bene in, 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 nei prossimi. Nelle prossime serate, in, in Virkos, c'è la possibilità nella propria, azione, nella propria fase degli eroi di fare questa azione eroica. E, e letteralmente, specificando sotto che permette di aumentare il numero massimo delle unità, eh, nella tua fase degli eroi fa aggiungere di tre modelli con le unità. Esatto. Se avete un carro di cadaveri potete vedere adesso un'unità da quattro carri di cadaveri. Esattamente perché queste sono le due unità che subito i giocatori Soul Blight sono andati a vedere, ovvero esatto. le Cosargi Nightguard e i Corpse Guard. Sì. Che sono divertentissimi. Perché appunto <ride> potete aggiungere d 3 di un'unità con quattro ferite che mena discretamente bene. Con Save al 4 e World al 5, quattro ferite a modello. Oppure sì. d 3 Corpse Cart che Così. È, stato è stato fatto notare: bloccare. che avendo la stessa adesso War Scroll, sì. e scegli dopo il tipo di equipaggiamento, puoi averne. Se ne aggiungi 4, puoi averne 2 col braciere e 2 con la lanterna. Sì, Quindi, fare esatto, esatto. vale delle bellissime unità miste. Quindi, ragazzi, sul sì. Blight, fino a fuck fate questa cosa: riempitevi di carri di cadaveri e sciamate per il campo con unità <ride> da 7, 8 carri di cadaveri esatto, che vanno esatto. in giro a fare cose. Esatto. <ride> Scherziamo, ovviamente, probabilmente Ma... verranno. Faccata. Sì, proprio. verrà faccata, indubbiamente, però. Comunque, insomma. Però, molto. Ci ha fatto molto, molto ridere. Decisamente Va bene Allora di là, diciamo di là delle già... cose divertenti. Sì sì va. Esatto Ti volevo dire solamente Adesso che siamo un po' Che stasera sarà un po' più breve del solito Perché appunto Anche sì. noi siamo abbastanza cotti Quindi sì. vedremo, 10, vedremo Tutte le nuove facche. Il battle scroll Cose interessanti E poi Tempo 10 dieci, dieci e mezza Al massimo Vi daremo la buonanotte a tutti sì. Passando proprio Al caro battle scroll Vediamo un po' queste grandi novità che sono arrivate calate dal cielo. Allora, la prima è il nerf, diciamo, a Rally e Tom Arcano, Che la prima ce lo si aspettava. Non sì. si sapeva cosa, ma si sapeva che sarebbe stato nerfato. Sì. Beh, sì, ce lo potevamo aspettare, esattamente. Esatto. Era nell'aio, era nell'aio. Anzi, ne abbiamo tra l'altro discusso proprio... La live scorsa ne stavamo dicendo, ti ricordi in chat <ride> uno di questi sì. giorni? Sì, L'abbiamo proprio diceva... detto. Eh, le indiscrezioni parlavano di otto ferite che non si potevano più sì. rellare i draghi, invece sì. adesso a dieci, quindi eh, un sì. drago si può rellare. Però, esatto. ad esempio, non vedremo più unità da ridotte a un eh, Opers riportarne in vita 20. Sì. Sì. Esatto, esatto, ma al massimo. 10 ferite combinate, il che vuol dire che 5 modelli esatto, modelli da due ferite, 5 modelli. Sì, sì. diciamo che tra l'altro fa ridere pure il nome perché il nome delle botte scroll è letteralmente riserve esaurite, fondamentalmente. <ride> quindi la gente che, che, che doveva essere relata è finita per qualche motivo, e, <ride> e sì, quindi insomma, realisticamente va a toccare tutti quegli eserciti che hanno accesso a rally migliorato in maniera un po' più efficace no? che sono sicuramente Goblin sicuramente Select to Darkness eh, poi fondamentalmente ci sono alcuni che hanno accesso a al 5 robe così appunto eh, come Slaves però fondamentalmente tocca in primis, Goblin ecco senza ombre di dubbio sì assolutamente quello e è... tra l'altro stiamo notando appunto anche ma in realtà anche unità come Draghi pure Se... corne sì. effettivamente ma... adesso ora che c'è il, il Secretor. Anche il famoso triplo 6 sui draghi che ti ah, sì, sì, quello, sì, sì. Però beh, anche... quello beh, quando sculi è un, è un altro discorso. Esatto. È un po' limitato, però è al massimo sì. di modelli grossi. Ne sì. fai tornare uno. Sì, anche le DOC e i fire slayer esatto. Dock, fire slayer, stessa cosa esattamente, esattamente. Questo, per esempio, le grosse unità, magari da 30 kite, ci cesseranno un pochettino di esistere per quel tempo che ci sono state. Ma chiaramente poi anche sulle DOC che erano fondamentalmente monotratto di comando. Adesso un pochettino ci si potrà pensare, insomma, sopra prima di scegliere. E Pensavo. poi insomma, questo cambiamento al tomo che è più che altro inaspettato giusto? super mega rilevante, sì. sì, più che altro inaspettato. Perché è <ride> un nerf enorme a Cinch, Sì. Perché adesso, dream, per esatto. fare la battle tactic dei tre cast, siete obbligati a giocare Kairos. Sì, perché esatto. credo sia l'unica, e soprattutto credo che vedremo sparito completamente l'utilizzo di flaming weapon eh Perché flaming weapon sì flaming weapon era modo. la tipica cosa che davi tomo arcano più a un mostro un eroe da picchio e sì, flaming sì, weapon sì. bassissimo cast vedi il eh, mucrascia per dirne uno vedi il mucrascia esatto sì, sì. eh il sì, sindaco si dice cosa sono più indigeste Deve essere coperenti o le facche. Dipende da cosa giochi, sindaco, probabilmente. Guarda, ho visto gente bestemmiare tutto il, il pantheon divino per le feste coi parenti e tirare giù molto più in alto per le fac. Ecco, ecco come gente dicendo. che metteva in vendita eserciti per le fac, come venivano fatti. Sì, Però, sì. Poca, insomma è un cambiamento grosso come insomma non ma se ne vedeva tanto effettivamente io ma in realtà la finice di ghiaccio non sono del tutto d'accordo perché alla fine io mi ricordo che il 90% delle volte sì. castavo scudo mistico sì. Per sì. idem per dargli quel più dual save sì. e ogni tanto ciao Mauri buonasera per provare a fare qualche scudo oh, fa sì, sì, però sì, sì. basta che as cassi tanto con la finice ma che cazzo ti frega alla fine esatto <ride> avendo un ceseggio proprio che faccio ma molte fighe secondo me dal mio modo di vedere sì Penso pure io, comunque noi ne, par ne, ne parleremo magari in chiusura per dare la nostra opinione. Però non è male complessivamente. Esatto. Quindi, andando nello specifico, eh, diciamo che sono state poi fatte tutta una serie di ondate di fac specifiche. Esatto, queste non le vedremo tutte, vedremo solo quelle più rilevanti. Allora, sì. qua al solito, continuano <ride> a provare a bustare questi poveri crudelazzi. che... No, <ride> cioè, anziché dargli che ne so, nel senso. Eh. Mm, che ne so i tricks su tre unità togliendo il 4 più no, diamo le altre cose randomiche così magari ne esci di due e le sbagli tutte e due esatto. per esempio questo <ride> cioè... qua mi ha Ma... ovviamente sputtanato i cambi in punti sì, sì. Oh, grazie Luvo per la sub grazie mille e sì punto pure il discorso in realtà quello sui Gatripaz è un buon cambiamento secondo me fortunatamente ehm, perché prima era talmente macchinoso il funzionamento degli scudi che. Non boh, lo, 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 lo trovo proprio non divertente. Così, quantomeno. Insomma. Sì, a... più che altro perché è un esercito un che sport sport bestia, Adesso. C'hanno un po' più di difesa, però. Sì, sì, sì. Eh, crudelazzi top tier. Chi lo sa, mercoledì li affronti. Quindi scoprirò come, come sono cambiati. Intanto, sì. caro Duca, siccome sei qua, sono stati un paio di cambiamenti. Io vedrei quelli e direttamente le facca a riguardo perché i Luminet hanno subito sì. una bella mazzata da questo. Sì. Perché, appunto il primo, diminuzione dei punti alle volpi volanti che dici e eh, vabbè, e invece il eh, aumento di punti di praticamente le due unità più giocate tre con Teclis, Catalar, Teclis e gli Arcieri. Che, che hanno letteralmente rotto la lista. La Luminet, lista, mm. fondamentalmente, esatto, che, che di 40-50 punti. No, sono sì, 60-70 punti no. in più. Mm -hmm. in Posso dire di che c'è sta visto. tutto. Apprezziamo l'onestà, caro Duca <ride> di quello che dici. Che in effetti sì, 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 sì. sono tutti cose decisamente esatto, Simo. Sì, di, di addio la tua lista di Napoli, perché ormai è tornata l'ora delle volpi. Anche se, se non c'è un vero motivo. Insomma. E, e andando e, direttamente anche alle fac dei Luminet. Sì. La prima, soprattutto quella della accecare i in nemici che adesso ufficialmente devi avere quattro maghi diversi. Sì, sì. Che era sì, più okay. o meno come si poteva immaginare. Sì, esatto. Però insomma, come il, per, diciamo, seguendo la lettera del testo ci poteva stare effettivamente l'interpretazione. Esatto. Invece e... adesso è stata chiaramente specificata, dovete, dovete fare quattro cast con quattro maghi diversi. Sì. Non è impossibile, no. non è assolutamente no. impossibile. Anche perché, però... perché adesso si andrà a giocare quasi sicuramente in Zytrek, secondo me. Quindi, comunque, avrete più una cassa tendenzialmente, più due con Teclis. Quindi, insomma, non dovrebbe essere un grosso problema. Esatto. Poi, casomai, si tornerà a vedere le Cox anche in Luminet. Sì. E poi, vabbè, la seconda, sappiamo che l'abilità di Teclis non è un tiro: è poco importante. Sì, sì esatto. Non c'è ripetizione, visto che chiaramente è specificato che non è, non è un lancio, letteralmente. Esatto, questo sicuramente l'hanno fatto in relazione alle cose che accorrono no? per capire come interagisce con la nuova roba di Korn. Poi, Vesta Best, del caos. Eh, questo pure è un cambiamento importante. Um, anche perché uh, cioè l'aumento, perché comunque sia aumentare di 20 i, 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 il, il dumbo di 15 i, di Bulgor, visto che entrambi li giocavi. Minimo in un'unità da 6 più lui, sono effettivamente 50 punti in più alla fine, se vai a vedere. Quindi, diciamo, abbastanza importante come cambiamento. Buonasera, buon mim, venerasso. Um, il cambiamento sul besticore è molto divertente, perché gli tolgono 20 punti, ma li rendono peggio di prima, con i cambiamenti poi nella world scroll, che possiamo andare a vedere. Cioè, già, era, già, già facevano schifo, adesso fanno ancora più schifo, fondamentalmente. Quindi non giocate bestie, vi prego. Se avete Come voglia di me giocare, competitivamente, <ride> insomma. Vabbè, dif... allora, sempre rimanendo sì. in tema bestie, io. Sì, scusate, sono... chiudo, chiudo, chiudo la parentesi. Ah, no, ecco qua. Sì, sì vai, vai tranquillo. Vabbè. No, no, sempre rimanendo in tema bestie. Io la prima sì. fac ti volevo chiedere perché non lo. Sì. Cioè, quella che dice. Che lo sguardo sì. pietrificante della coccatrice, se hai più coccatrici con la prima fallisci, non puoi tirarlo con le altre. No, esatto. E. È sbag... cioè, chiaro. Sì. Però. Cioè, allora non ha più senso giocare più coccatrici. Eh. Eh, sì, che tipo di unità, però è sempre un... al 4P fondamentalmente. Sì, però avere due coccatrici magari contro un'unità in cui è importante farlo. Eh, certo, Era molto più forte, mm. ovviamente. Che... Oltretutto, come vedi, si, si parano il culo anche con la seconda dicendo che se fallisco il tiro, l'unità viene scelta comunque, Cioè viene considerata comunque influenzata Che poi in, in, alt in altri fuck di altri eserciti hanno specificato il contrario su altre cose. Quindi è proprio a, a sì, sì, è proprio probabilmente si sono accorti che esatto, e quindi eh, niente, purtroppo è un super nerf. Devo dire alle coccatrici povere coccatrici. Beh, quindi poi... che si rischiava di vederne un leggero abuso, eh. Poi, appunto, i poveri Bessicor, come vi dicevo, eh, adesso prend prendono più uno a ferire eh, fin tanto che si trovano dentro di una unità che ha usato eh, l'Out Defense. Mentre prima era più uno attacchi. Se, se, ehm, se attaccavano un'unità che faceva l'Out Defense, mi sembra. Quindi, perché non cambiarla, non cambiare Warding così, ma lasciando che prendevano più uno attacchi? Non erano già rotti prima, non facevano per niente una media molto alta di danno, adesso ancora di meno. Quindi, boh, vabbè. Non so che dire sinceramente riguardo questo momento, anche perché non, è, non era niente un'unità spammata dalla gente inizialmente, quindi... Boh, Ma non ogni saprei. tanto, non lo so, fanno dei chiarimenti a caso. Mm -hmm. Mm -hmm. <ride> e vabbè, l'ultima esatto. sappiamo che invece era anche chiarito il, il discorso degli Zangor, quello sì. guidato sì. dal passato. Sì. Sì. Passando appunto a eh, Luminet... cioè, Luminet... Cinch che GV sì. ha deciso di Prendere e massacrare abbastanza Gli ha aumentato i punti Su praticamente tutti gli eroi Le cose importanti <ride> esatto. esatto in particolare il Cursling E il Magister eh, sì. che si beccano Un più 20 più 20 Che è sì, sì, sì. veramente veramente fastidioso sì, sì, sì Cioè anche perché il Cursling Perde già il Tomarcano esatto. Quindi un esatto. doppio esatto. nerf no? A GV non piace la, la magia È stata conquistata da Korn. Esatto, esatto, ormai sì. E tra l'altro, insomma, l'Araldo di disco neanche si vedeva tanto giocato in realtà eh, più il patmasters se proprio. E il magister tendenzialmente, però, qua insomma, diciamo che è una combinazione di almeno forse tre di questi li, li vedevi in lista. Ebbene che ti va, sono 50 punti in più alla fine. Quindi se non 60. Quindi è un cambiamento molto rilevante alla fine. Sì, soprattutto perché giocavi abbastanza stretto di punti, anche le liste sì. che vedremo dopo, eh, credo, non hanno. Di, due ragazzi che ci hanno mandato le stesse. ci sono ancora con punti vecchi e valutiamo certo. insieme come cambiarle poi certo. certo, certo. E appunto, quello che dicevamo, siccome sono poco giocati, hanno deciso di dare un'ulteriore spinta a <ride> Slave to Darkness. Esatto, esatto. Così a caso, c'è cioè, tipo che bisogno c'era di caso. diminuire i knights. Sì, ma si hey, è che i fuori. Ma in realtà... Sì. gli unici, diciamo, giusti... Sì. Sono gli ultimi tre. Cioè, Principe e Demone, perché così sì. si potrebbe anche vederlo in campo e non solamente eh, quando ti tiri quell'11. Eternus, che... <ride> è ancora sì. troppo caro, secondo me. Sì, direi di sì e lo Groid. perché eh, più che altro lì lo Groid lo giochi se... eh, picchiano però cioè, picchiano meno delle robe che picchiano tanto quindi sì, mime sì. che hai pagato per questi cambi punti ma in realtà eh, va... avere, va. <ride> non è che ci ha guadagnato tanto la sua lista perché no, gioca tantissime no. varangard Sì, ci ha guadagnato sì. 50 punti che, che non sì, sono pochi sì. no? <ride> Buttarli via <ride> esatto. Un rapido cambio anche a niente di troppo particolare agli Night Hunt, gli Aridans, che sinceramente erano tra la parte Elite meno giocata perché principalmente si vedevano gli... i Blade Geist e sì, i. Sì. come si chiamano i Greengast. Sì. non so, hanno sì, anche, non, non, non capisco mi bene aspettavo che aspettavo i Blade Guys più che altro un aumento in punti. Sì, se proprio, se sì, proprio, se proprio ma non erano così necessari e gli X-Fright sì. anche loro non credo sì. così. No, necessari non, 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 davvero non capisco che, che bisogno ce ne fosse però. Vabbè. Questo è quanto vedremo esatto. di farci, non ci... riusciamo. Passiamo a quello per cui tutti siete qua. <ride> esatto. Ovvero i cambi dei carissimi Gloom ah, Giustissimi. Ecco non capisco perché non ci siano anche gli Hoppers, sinceramente. Ma, ma. questa è un'ottima domanda. E è soprattutto quel domanda. solo P10 agli Herd, mi sembra poco. Anche se adesso sì, bisognerà bisogno. capire Correlli cambiato come. Sì, sì, sì. sì, sì. Allora. Il discorso è che. Comunque sia. È, cioè, però è grotto lo squeak Boss. Eh, e almeno una tra Copabalusa e Snuffles, e sicuramente anche gli Eard, era roba che c'era in tutte le liste. Quindi, già così parliamo di un 70 più 10-80, diciamo tra i 100 e i, i 95 punti alla fine di ti aumento. Dico, tranne il Lumbos su Mangler, tutto il resto c'era. Tutte Sì, esatto, alla fine sì. E appunto gli, gli Oppers che non ci sono, ma ah fondamentalmente anche diciamo, gli ospers sono toccati in maniera indiretta perché gli ospers perso roba che funzionava con i buff appunto le eradi sopra che, che siano appunto mortalità e colpire o se ferire movimento faseroi, rerollare cose roba del genere quindi di per sé non è che facciano così tanto ecco però aumentando la roba che li buffa sicuramente vai a toccare se vuoi vedere pure il tavore se il sessibun bounders sono molto forti tuttora e sono molto competitivi a livello di punteggio. Sì, no, ragazzi, però... infatti il rally non stiamo parlando degli Erd, perché gli Erd tornano no. solamente quei mandriani. No, sì. però parliamo appunto degli Hoppers, che invece lo sfruttavano molto di più. Sì, mm. sì esatto. Quindi sì, esatto, un momento molto importante che è giusto. Sì. Diciamo. Anche qua non vorrei dire, ma ne avevamo parlato, quindi GPU copia, insomma, questa volta mm. la lasciamo eh. passare. E sai <ride> che per assurdo il... Il nerf a Scragrott in realtà è un boost a Skragrot. <ride> Ti spiego perché. Stavo vedendo, iniziando a vedere varie liste di istruzione, soprattutto mm -hmm. di orchi, portarlo come alleato, perché è un ottimo counter a goblin, perché mm -hmm. con la capacità di influenzare la luna e la sua magia è generica, quindi funzionava in qualsiasi lista lo giochi per shottare eroi sì. piccoli. Tu pensalo, in ogre in combo la sua magia ai falchetti sulle, sulle mucche. Vai sì. proprio a ammazzare gli eroi e dà un cp gratis a turno Quindi sì. questo praticamente lo vedremo solo in Goblin adesso perché le altre fazioni non lo vorranno più giocare neanche come alleato perché è diventato eccessivamente costoso. Sì, sì. Io sto pensando... Dice... comprato Erd per paura. So. Che so. <ride> Mentre Simon Ciassi ci dice... Eh, prima portavi anche unità contro gli inutili. Ti perdi solo quello in uno che non puoi giocarlo per esempio. Ah, solo così. gli Horrock potevano allearlo. Ah, scusa. Pensavo. Sì, sì. Comunque, sì sì, 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 sì. Quindi, diciamo sì, ti perdi. Fondamentalmente, perdi un'unità un dalla... dalla roba Gaik Che, hai, che sì. però, insomma, ridendo e scherzando. È comunque e in realtà qualcosa quindi. di più perché i Goblin, come gli visto, li stanno listando sempre a punti molto, molto bassi perché mm -hmm. hanno bisogno del trionfo. Addirittura di due trionfi. E attualmente, sì. Esatto, esattamente, per non fare no. shock, perché ricordiamo, il trionfo non è eh, una presenza ispiratrice, ma è un ignorare i testi shock fondamentalmente. Sì, esatto, Yomi. I... gli hard non possono ricevere no. comandi. esatto, non li puoi relare, hanno... li metti solo no. con i mandriani. Esatto, esatto. L'amministratore ha messo lì, 30 hoppers e ha messo 36 yard. <ride> a Ha <posto. ride> cambiato un cazzo, esatto. A posto. A posto. esatto. A posto. anche secondo me l'unità da 30 hoppers in certi casi è veramente furtissima, però... Soprattutto sì. adesso che il meta sta andando, come avevamo visto, verso tanto corpo a corpo e poco... Sì. Eh, anche tanta massa, dire. Sì. devo dire, anche tanta massa. Infatti, da, dei dei da un lato c'è la mia cara finalmente dipinta eh, testa di Nagash, a.k.a. HorrorGast, <ride> che si prepara ad uscire in questo periodo per provare sì. a darmi una mano ad arginare questa marea verde. Sì. È Vendicheremo caro Cotto Picchi Dannati <ride> e questi erano tutti i cambi in punti che ci sono stati. Devo dire, sì. potevano toccare altre cose. Però, non ci lamentiamo, anzi, no, si vede che GV sta comunque. Sì, diciamo che è un, un attivarsi come mai sono riusciti ad attivarsi velocemente prima. In realtà, quindi già questo è una cosa di cui rendersi, rendere nota. Insomma. Di cui prendere nota perché, insomma, è sempre stata una cosa molto macchinosa, avere delle fac così il fatto che adesso abbiamo una FAC ogni tre mesi, insomma, è un complimento sì, importante. Poi c'è anche da dire: molto comodo molto adesso l'app sul telefono. Perché tutte queste fac sono tutte incluse nell'app, sono tutte eh, inserite. Quindi non c'è più, io mi ricordo i primi giorni sì, che facevo adatto. che venivo con cioè, avevo FAQ il manuale, stampate. il GH e dieci fogli vari stampati con ciò che mi riguardava. Comunque sì. sì, rispondendo a spessi hash, eh, assolutamente sì. sì, con il trionfo esatto. non è una presenza ispiratrice. Esatto, Hanno proprio keyword diverse. Confermo, mm. confermo. Però eh, ti obbliga a sprecarlo, eh, diciamo, questo ti obbliga a sprecarlo subito e comunque poi rimane lì a rompere le balle. Sì. Allora, sì. ci sono state anche delle FAC al regolamento. Roger, sì. non lo so se hanno già aggiornato l'app, mm, ehm, dubito, dubito però verificatelo manualmente. Di solito si aggiorna sì. automaticamente dopo una settimana di quando esce l'aggiornamento. Quindi sì. verificatelo in questi giorni e sì. allora, vabbè, le prime, queste prime due fac sono abbastanza generiche di cose che già venivano applicate. Cioè, i territori sul bordo non sono interamente dentro, non sono interamente fuori. E un'unità che può contestare un obiettivo può contestare contemporaneamente un elemento di terreno. Perché sì. anche se viene controllato come un obiettivo, è stato specificato che puoi farlo in sì, contemporanea. Sì, interessante, perché mm. almeno una volta era, era venuta fuori in una discussione su questo. Ricordo, non mi ricordo dove, però cioè, mi ricordo che era un torneo in cui stavo anche io. Ed effettivamente c'era chi affermava il contrario, che visto che contendi in occenico, non puoi contendere un obiettivo perché si contende come un obiettivo. E siccome gli obiettivi non possono essere... Un gara non può contendere più di, di un obiettivo, allora non può contendere neanche sia lo scenico che l'obiettivo. Però a rigor di logica ha molto più senso così, secondo me. Sì, Quindi assolutamente. Però sono, a proposito di questo, molto interessanti le, soprattutto la seconda fac, prima o poi vediamo anche l'altra. Sì. Controllare i terreni che non rimangono sotto il tuo controllo. Sì. Questo è un reverse giocatori... sì. alla prima edizione. Esatto. Cari giocatori Cities che vorreste fare almeno la vostra grande strategia di fazione? Col cazzo. Vi attaccate al cazzo. Esatto, sì. esattamente come me. Io addirittura penso che sono andato all'ultimo torneo a Trento che volevo giocare questa giusto una lista full Cities con tutte le mie regole. Ho, ho messo la mia strategia e mi sono portato tutti dei segnalini che mettevo da un lato lo sì. controllavo io, da un lato lo controllava il mio avversario, esatto, per, per poterli mettere sul tavolo ed era molto tattica, era molto divertente questa cosa che poi ci si rubava. In no, adesso no, il cazzo. Esatto. <ride> Secondo <ride> me è una cosa abbastanza inutile, però per le cose di controllo di terreno rendono il tutto molto molto più semplice, perché poi ricordarsi chi controllava cosa è un casino. No, infatti, assolutamente. E, allora... mh, anche la prima in realtà, se vai a vedere... Esatto, questo va in po' con quella appunto una facca che vedremo nel... Sì, proprio sì. di specifica degli ogre, Ovvero... Sì, questo è un, è un nerf anche a quella di Nighthaunt, ad esempio, che era buona quando diciamo, veniva whippato e la facevi proprio per quelli. Esatto. Fondamentalmente. Esatto. Allora, un secondo che prima volevo rispondere a Joy. Ciao ragazzi, proprio a proposito dell'app che non è stata aggiornata ad oggi, conviene pagare questi 54 euro annuali visto che comunque il servizio non è celso? Io sono fortemente in dubbio, avendo tutti i libri caricati e seguendo i battle report del martedì. Ma mi dà parecchio fastidio avere sempre le liste non aggiornate. Mm, allora, ma ti preferisci Warhammer Plus? Euro... Immagino. Esatto, intendi Warhammer Plus perché l'app è sempre gratis. Esatto, l'app è gratuita. Comunque sì. con quei 54 euro, eh, no perché alla fine hai i battle report in più in, in preview che escono prima. La famosa miniatura X che viene data. Annuale, sì. E non è, è semestrale. annuale o semestrale? Quello che è. Quello che è. E onestamente io non ci ho neanche mai fatto un pensiero di prenderla, no, io. perché ci avrei pensato se pagando questo servizio si avevano tutti i tomi sbloccati sì. e li pagherei volentieri, pagherei quei 50 ma anche 100 euro, no 100 euro all'anno inizia a diventare tanto, mi compri i tomi, ma quei 50 euro all'anno per avere le regole tutte a disposizione anziché ad appoggiarmi a siti come Wapedia o altri. Non lo so, sinceramente non la vedo una cosa... Cioè, a GV già diamo abbastanza soldi, credo. <ride> <ride> per le cose reali, non so se è anche per il digitale. Sì. Allora, eh, invece Pispi ti dice... Per Nighthound è diversa perché dice che non deve avere unità nemiche entro 6. Eh Però, eh, però so. in realtà è la stessa cosa, Pispi, perché... Eh, sì. Gli Ogre, per essere affamato, dice che non deve avere unità nemiche... Entro 3 quindi sì. in realtà concettualmente è lo stesso. Bisognerà sì. capire se c'è una fac sui town specifica. Ma Secondo FAQ. me, esatto. Una fac sulla fac, beh, in realtà è assolutamente <ride> spesso. Vediamo fac sulle facce. Esatto, esatto. <ride> sì, eh beh, pure non dire deve... nighttime. Deve essere in campo sì. per contestare gli obiettivi in esatto. o per stare esatto. più di 6 dagli, dagli nemici In ogni caso, quindi insomma, è lo stesso discorso. Devo dire la verità della nostra grand strategy non mi piaceva prima ma non mi piace neanche adesso. No, ma <ride> le grand strategy dei No-Town in generale sono troppo situazionali, cioè te le giochi mm -hmm. veramente al tiro sì. di dado dell'ultimo turno. Mm -hmm. sì. Comunque, queste erano le sì. FAC sul regolamento base, non sono uscite FAC sì. sul GH, anche perché non credo no. ce ne fosse oh, bisogno no. dopo aver tolto no, la visibilità. No. Sì. E vedrei rapidamente anche quelle dei Tommy. Non le ho prese tutte, ho preso solo quelle che secondo me erano più interessanti perché ce n'erano certe che erano letteralmente ridicole. Sì. Ad esempio, sì. la prima, Silvanet. che è, Questa l'ho messa perché ha creato discussioni. Allora, sì. questa tattica... Ne avevamo parlato, infatti. Che, esatto. Ne avevamo parlato proprio. Dice che per farla devi avere caricato con un'unità che ha usato il percorrere i sentieri nascosti. Sì, sì. che sia il teleport eh, e carica che... che il colpisce svanisce. L'attacca e poi svanire, esatto. 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 Questo è utile perché da come era scritta sembrava che fosse dovessi fare prima una cosa e poi l'altra. Invece hanno specificato esatto. che puoi scegliere l'ordine, cioè puoi teletrasportarti e caricare, sì. oppure sì. caricare e sparire. Questo sì. la rende assolutamente molto molto sì. più semplice. Esatto. Sì, sì, ma guarda, da, nella comunità Silvanet tutti la giocavano già così, quindi per fortuna è stato sistemato in maniera buona. Allora, i miei sì. cari podcast. Sì. Sì. Esatto, allora, la prima esatto. era ovvia, cioè era stata sempre specificata che il più 6 al movimento del Lord Arcanum non triggera sei mortali extra della Eh sì, direi di sì, In realtà <ride> all'inizio ci avevo sperato, ma la leggi due volte la Warscore delle Ravenac e due volte la Warscore del Lord Arcanum e ti rendi conto che no. <ride> no. <ride> non puoi farlo. Sì, ma no. Esatto. Mentre... Eh... E utilissima sui... le long la strike. seconda che finalmente <ride> posso <ride> giocare le mie long col campione esattamente, <ride> esattamente. e farle entrare nel battaglione, io le ho sempre giocate così nessuno mi ha mai detto niente, però esatto. io ricordo quando me ne sono accorto e l'ho detto agli altri ragazzi del gruppo nazionale, ho detto ragazzi ma le long strike non possono andare in sharpshooters perché hanno la mount, ma come la mount? Ah, è il piccione eh sì. oh, che cazzo dici? <ride> Ed era proprio così. Questo fuck. la conferma. No, no, infatti. Sì, infatti eh, ma perché purtroppo tutte le FAC sulle mount parlavano del, di hero Sì, esatto. E mai di truppa. Quindi, cari sì. giocatori Stormcast, ritro, ricominciate a giocare i mitici più due attacchi in corpo a corpo del Falchetto. Sì, sì, sì esatto. Esattamente. Allora, questo appunto l'avevamo già visto. E appunto, ecco. La, quello che dicevamo adesso degli ogre sì. ovvero eh, che è cambiata la come si dice appunto questa tattica che dice che adesso è alla fine eh, semplice. Credo, non sì. credo che cambi nulla rispetto a come era cioè, l'unica cosa è che ehm, alla fine del turno anziché non so quando forse non, sinceramente non so come era prima quindi se qualcuno No, questa quest'arte di battaglia? Cioè anche futuro, prima no? non potevi scegliere. Se, se ogni ricordo. unità ogre amica in campo è affamata, boh. magari non, so non c'era un'amica. Un, amica, un, un dettaglio di ah Around ah, the, the, the Battlefield, però pure qua lo dicevo quando su Wavidia no. lo diceva già. Cioè, prima no. il testo lo copio in collo. Possibile almeno già aggiornato su Wavidia, non saprei. eh mm. Vabbè, fatto so. Insomma, magari... Non lo so, comunque... Vabbè, stata... Un commento leggero, insomma. Sì, con, appunto col chiarimento di prima. Ah, quindi con quello in riserva non la facevi. Ah, ok, quello che dice Dibia. Cioè se avevo il mitico, lì come si chiama, mangia morti, il... sì. Yeti delle Gorger. Esatto. esatto. In riserva la fallivi. Mentre adesso parla solo di unità in campo. Esatto, adesso Bene. tra l'altro è molto... Eh, una cosa che mi è piaciuta molto del torneo che andremo a fare settimana prossima, chi ci sarà ragazzi sarà una figata a Udine, a sì. squadre. squadra, è che è stato posticipato l'invio delle liste, a, mi pare martedì, domani, mm -hmm. perché appunto è stato votato dai capitani che questo battescore era troppo... impattante per ignorarlo. Sì. E per una volta, anche se eh, una re delle regole sono state rilasciate dopo il blocco delle pubblicazioni, è stato deciso che. Era, non aveva senso andare a fare un torneo di questo genere con delle regole obsolete. E quindi si è deciso di posticipare. Per questo stasera non vedete. Di solito le mostriamo sempre di tutti i tornei grossi, un po' di statistiche di eserciti e non eserciti e. Sì. Ne parleremo sicuramente settimana prossima. Sì, senz'altro. Ed evento senz finito. Intanto grazie mille Alessio. Oh, grazie. Ale. Alessio sì. da Roma che saluto con affetto sicuramente. E, mh, poi vabbè, diciamo prima di vedere le liste per concludere, ovviamente come sapete bene sono usciti come abbiamo detto i libri Ostiar e Soul Blight, quindi preparatevi perché da domani facciamo partire il sondaggione per decidere quale delle due vedremo prima. Esatto. Divettete bene su chi volete vedere prima e, e poi date il vostro Potremmo cuore, rivelarvi gli felice. ospiti che abbiamo Ma già che no. accuratamente scelto, però sappiamo che la bellezza di uno dei due potrebbe sì. 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 <ride> causare l'inclinazione sì. sì. dei voti. Quindi esatto. preparatevi, seguite la pagina Facebook di House Crusader sì. Sì. e lì ci sarà il, sonda il solito sondaggione. Dagione, sì, del lunedì. Del spese, di spese Asha, ospite duca degli Ossiar che vogliamo eh? Chi può dirlo? Chi può oh, dirlo? Non eh? ehm, mi spiace, ma solo Katacross è in grado di decidere chi è abbastanza degno per par di parlare. <ride> esatto. Mm. Dunque, dopo un in... prima di passare a liste, questa cosa della, mag... Beh, questa cosa della mano di Nagash, sì. che non c'è più. Chi se ne frega del range? Frega un cazzo. Ma non c'è più il dado nascosto nella mano, ma è al 4+. Più, perché... Ma che senti? <ride> sì, adesso è al 4+, più muore, eh. non è più, trova il dado, non trova il dado. Che Era rimasto uguale. No, no, avevo visto... Adesso, smentitemi se sto sbagliando, ma avevo letto <ride> che ha gittata 1 anziché 3. E eh, il, il dado eh, non è più nascosto, ma è un tiro al 4+. Più. Mi sembra che quando e... succedi so di spoiler stavamo giocando in sala... Il bombaccio mi ha detto che non ce la possono fare a... a correggere questa cosa di Nagash. Però potrei sbagliarmi in ogni caso. Comunque, fatto sta so che vabbè, scoprire: dovete decidere a scatola chiusa. Assolutamente. Gli ospiti certo. saranno rivelati solamente la sera stessa, esatto, esatto. Esa esattamente. End of Dust. Ti confermo che prendi un dado e nascondilo in una delle tue mani. O sotto un appropriate container, ah. Duca, ti devo regalare due piccoli teschi. Esatto. In cui nascondere il dado, e uno deve alzare uno dei due teschi, e sotto quel teschio c'è il dado oppure <ride> no. Sarebbe esatto. bellissimo. <ride> ah, quello è Vokmortian, dice. Dice Little Gork. Comunque, detto ciò, andiamo a dare un'occhiata all'elisse, direi. Già che ci siamo. Allora, assolutamente sì. Comunque, Roger, eh, risposta rapida. Inesce mezzo peggio. Per me è cincio. Ti dico la verità. Sì, perché... Ehm, eh. Goblin, eh, secondo me, è talmente sopra in questo momento che non so se torni a essere giocabile. Cioè, giocabile, affrontabile. Però sì. assolutamente rimane un S+. In questo momento. Sì. Sono d'accordo. E... Sì, secondo me, Sinch è quello che ne esce peggio in assoluto. Sì. E sto allora. pensando anche quale altre fazioni si basavano così tanto sul tomo arcano ma... per poter fare cose, ma non mi viene in mente. Almeno so. l'unico lato positivo è che nei tornei a squadre non ci sarà più la guerra tra i giocatori di chi si prende il tomo arcano, <ride> esatto, e se non è male. Mm. Ok, quindi è proprio di Cinci come vedete. In realtà esatto. Nonostante tutto ci sono cose. Abbiamo ben due, devo liste, parlare. due liste di Cinci. Sì. Di Tommaso Arienzo e yes. del caro Wangar. Nella mia io... vita mi avevi scritto anche come ti chiamavi, però scusami che... <ride> per noi sei Wangar perché sei esatto, in chat, quindi esatto. sei Wangar. Re Stefano, ecco. Okay. Allora, ecco la, la, la lista di Tommy. Di Tommy che appunto... In la particolarità grossa è sicuramente lo Arcanum innanzitutto okay. ehm... Spora di punti, indubbiamente sì. Perché, perché adesso c'è il questo... che è Fluxmaster, esatto. Quindi è di 40 punti che esce fuori, fondamentalmente. Se non erro, Sì, sono e... Aspetta che controllo al volo: se è anche il Fluxmaster, ma penso di sì, sì. sì quindi più 20, più 20. Sì. Quindi sappiamo che va rivista in qualcosa, ma in questo esatto. caso. Potresti che... droppare una di Kairic più un Andesbell eventualmente o una roba del genere. Mm, onestamente forse dropperei gli Screamers. Mm. Perché i Kairic ti servono per i punti, finché non te ne ammazzano un paio, ti servono per i punti Fato. Sì. Perché comunque questa lista qua, adesso anche l'altra cosa che eh, perde è questa. Sì. Sì, perché anche vero. il tuo arcano salta e già qua 6 a 3 4 5 6 cast 7 con gli accoliti sì. più le tre bandiere degli orrori quindi ti, sì. dirò, ti dirò che mh, sì stanno in questa edizione qua come penso faranno molti giocatori soprattutto in eh, guild of summoners in realtà di giocare il Demon park che è l'artefatto che ti dà tre punti vado una volta a partita Così ne fai tre automatici, più ne fai tre di Kairos più uno del Fluxmaster 2 eh, del Cursling e già sei a 9. Sì, però questo stavo guardando che è Ost Arcanum e non la Guild of Summoner. Sì, esatto, esatto, Quindi... Esatto, esatto. Quindi ti importa un po' relativamente, ti importa soprattutto di fare entrare il of Fate, fondamentalmente, sui 20 pink che, che lanci sul ponte. Esatto, che fai e... caricare col, con il dado, con i dati e via al sì. Sì sì, sì sì, ecco, eh, in realtà il sigillo io lo giocherei se giochi, per rispondere a Pispi, se giochi il Magister mm -hmm. Perché altrimenti sei un po' limitato con le gittate sì, Forse sì, forse sì Vabbè con Tarkin Sacrifice l'aumenti in ogni caso Sì, poi conta sì, sì. che questa è comunque una lista che, è... come si dice... Si, pia si basa sul fatto di Baffare i 20 orrori Lanciare sì. il ponte E lanciarli in faccia al nemico E piallarlo lì Mentre col resto tiene il campo Sì, sì. Però e, non capisco perché ho Sartano te... Sinceramente Devo dire la verità Non Forse per proprio... totale supremazia magica Ma ti dà un Ti tre dispel in realtà Quindi boh. Sì è il dispell automatico Cioè eh. cos'è Su cos'è che devi davvero... devi davvero usarlo Cioè mm, Boh la bomba di Teclis sì. Uh... poi non so cos'altro. non so, La bomba del Warsong, se sì proprio. No? C'è cioè, di praticamente metticamene gioco così. Non è che ce ne siano tantissimi, però come ora. Mm. Quindi forse andrei a questo punto su la host del rend sugli orrori. Sì, è 30 comunque. È la duplicitus. Eh? duplicitus. No. No, ehm... Beh, se no, anche la duplicitus per impedire sì, al sì, nemico di duplicitus. ritirarsi dagli orrori. Sì, sì. sì, sì. Mm. Ecco, forse quello, sì. Andrei sulla duplici... la giocherai in duplicitus adesso. Eventualmente, sì. Eventualmente. Comunque quindi vedremo dopo... come cambieranno le cose con i esatto. punti nuovi, a proposito. Mi spiace che ce l'hai mandata già un paio di settimane fa e <ride> ora che te l'abbiamo vista sono cambiate le regole, ma... Eh, perché questo signore ha il brutto vizio di mandarmi le cose otto minuti prima della live, quindi... Beh, eh. io, io sai che voglio tantissimo bene a tutti i ragazzi che ci seguono perché ci fanno veramente... voi non avete idea la spinta che tutti i lunedì ci abbiamo di fare queste live perché comunque vediamo che siamo sempre super seguiti sì, sì, però sì. ragazzi quando mi mandate la roba tipo alle nove e mezza alle dieci cioè non guarda cioè, no, la settimana prossima perché addirittura esatto. montare le liste in live è impossibile esatto esattamente, esattamente. va bene andiamo okay. a vedere anche quella di Vangar di stefano yes. appunto che invece no. va più su una classica Guild of Guild Summoners, of Summoners, Monster avuto. of Destiny, va benissimo. Che anche qua e, è... sì. aumenta Caster, aumenta il Magister, aumenta il Curse sì. Quindi non mi sembra 60 punti. Già è sopra. Esatto. E poi chiaramente perdi il tuo marcano sullo sull droid esatto. Quindi anche qua, qua è già un, un, un primo problema già. perché tu hai. Sì, di Kyrost, perché eh, 4, perché in realtà 6, questa secondo me la guadagni togliendo 8. questa e sì. mettendoci degli Accoliti. Sì. Già così rientri in... Ma in realtà eh, comunque altri più la prendi con i prendi Pink, eh, per carità. Eh lo so, però tu no. togliendo quell'unità di Pink puoi giocare il Magister, il Curseling e il change caster. Puoi giocare doppio Magister, Magister eventualmente. Sì. Non ti, perché altrimenti non ti ci stanno, perché già sì. così... Se giochi mm. in unità di ti sono 120 punti, là sono 20, 40, 60, sei sotto di 70 punti, hai ancora 80 punti per giostrarti. Mm -hmm, sì. In quel caso Beh. potresti tipo appunto droppare tipo il tomo e poi metterci qualcos'altro se ti servisse, non so. Esatto, Tanto, grazie no, mille Kairos, a per il fondo sì, Grazie mille, grazie mille. Eh, Champ, In realtà no, se che Kairos non è obbligatorio. Anzi, io personalmente non sono un fan dei polli nelle liste Kill of Summoners, eh, purtroppo. Allora... Però adesso, adesso che c'è stato questo cambiamento, forse diventa, non dico obbligatorio, ma mm. se è un altro molto importante. Lui o un pollo normale, però per me... la è lui l'unico che può fare. Esatto, farlo. magnifico. Il punto è che. Eh... Kairos ti dà accesso al, alla tattica con tre di fare tre magie in un solo turno, è l'unica cosa male. che lo può fare. Esatto. Secondo, avendo la sua abilità di poter girare sempre i dadi nel lanciare le magie, sì. e, e col suo più uno, anche cose come Teclis hanno davvero difficoltà a lanciare le loro magie. Quindi, sì. oltre Tanto a fare vale giocare lui BD un po' esatto, e ha un grossissimo potenziale difensivo antimagia. <ride> Sì. Quindi è una tassa abbastanza esosa, sì. ma soprattutto senza Tomarkana l'aumento di punti d'arresto va abbastanza. Si torna alla vecchia edizione dove era un po' sparito, ritornerà Kairos a, a esatto. dominare. Esatto, Più che altro non so se continueremo a vedere così tanto la Guild of Summoners perché per avere abbastanza cast da garantirti il pollo di primo... Cominci ad avere veramente poca roba in campo, Sì, è vero, è vero, è vero. Perché qua già stiamo parlando con questa lista qui. Si hanno 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cast più due unità di pink. Sì. Quindi sei molto, molto al limite. Se già il nemico te ne disperde un paio e non tiri quei tre più, ti perdi il conto. Quella automatica so. a inizio mm. round, però vabbè, sì. sì, più sì però okay. ti consuma mm. comunque un cast, eh. Sei sicuro? Sì, c'è una facca riguardo lo specifico. Va bene, va bene, va bene. Comunque sono curioso di vedere come evolveranno le liste di Cincia, perché finora è stato un libro molto monodimensionale, tanto per cambiare. <ride> Vediamo se la gente... Però, si però sì, c'è da dire che comunque Cincia ha sempre visto una bizzarria. grossa rotazione dei... delle sottovalutazioni. Sì, esatto. Secondo me torneremo a vedere o quella del render o la Duplicitus principalmente. Sì. Non solo l'Arcanum. Perché non c'è così tanta magia forte in giro, anche perché gli altri grandi maghi sono stati abbastanza nerfati anche dalla mancanza del tomarcano. Rimane Luminet. Ma Luminet sei Kairos, basta che tiri un 5 su due dadi ogni dispersione e sei tranquillo. <ride> Dettagli: Esatto. ho visto però Little Gork caro addirittura eh, contro gli spagnoli. A un certo punto esasperato dal fatto che lo spagnolo tirasse sempre un 5 con Kairos, gli ha disperso tutto, ha detto ok, lancio due magie al 12, lancio il teleport per la battle tactic, tira due dadi, un 6, dispersa lo stesso. Fantastico. <ride> Perché dispersione 13, quindi a meno che Teclis lancia una sola magia indisperdibile, il caro Kairos è un ottimo, un ottimo counter. Comunque sì. stavo guardando anche il, le tre... Magie, cioè le trendless, io forse facendo questi cambi, cioè togliendo 10 ping per 10 accoliti, con quei punti lì che ti avanzano, toglierei il, il Tom of Eyes per mettere delle Cox eventualmente sì, perché sì. a questo punto no, il Tom of Eyes, se non sbaglio, ti dà il reroll come però solo al caster più una magia lanciabile solo dal caster, sì. mentre le Cox sono a bolla, sì, vero questo punto sì. visto che liberi più punti esatto ottimo e andiamo a vedere anche la terza lista di questa sera che come vi dicevamo stasera sarà l'ultima ci spiace ragazzi ma stasera appunto saremo un po più rapidi sì, sì, sì. La chiuderemo un po prima perché siamo abbastanza cotti e indigestione eh, ci perdonerete Adesso. per questa sera sì. Di Andrea Tortorelli, che tra l'altro me l'ha appena rinviata con un paio di correzioni all'ultimo perché mancavano. E allora, innanzitutto, se ci sei, mi spiace della tua codardia, perché. Sì. Codardia, non so. Sì. Oddio, sono ignorante. Perché ci adesso vediamo. vedete la codardia. grande strategia Take What's Dare. Però quando me l'ha mandata la prima volta, mi ha mandato quella del. Come si chiama? Quella del teschio di grande valore. Ovvero esatto. quella che l'avversario si sceglie un eroe e tu devi ucciderlo. Quella esatto. è l'unica grande strategia che uno deve scegliere con Korn. Perché è quella veramente. L'unica permessa. Esatto. Comunque, battute Comunque, a parte. Al di là di ciò abbiamo un prete, quindi Hybris oltretutto. Giustamente. Okay. con Blood Sacrifice sta nel master. Ha ah, tra l'altro un bel full Lorzio. Quindi ricordiamo che è la fazione in cui se due. I eh, stanno interamente introdotti uno dall'altro, eh, Usano sempre: Esatto. Scarlate, usano sempre la tabella maxata, diciamo, di ferite. Esatto. Abbiamo Wrath of Corn, un Unfettered Fury. Ehm, dunque, sì. The King of Blades quella che toglie Ward entro 3, che è molto forte. Sì. Eh, i Love Blood. Non mi ricordo cosa fa. Sinceramente, ecco qua. Ah, ok, uh, attacca sempre per primo. Sì. non male, ci sta. È una bombo carina e Blood Screditor, con Bloodbind. E poi abbiamo Threshold, Blood Bloodrivers, una di Blood Warriors, una di Skull i teschi e l'altare. Allora, e ti dico, subito la prima cosa che mi vedo di questa lista è via i Blood Warrior mm -hmm. per mettere o un'altra di Flashound e di Bloodriver o due di Bloodriver. Sì. perché sono lì hai una sola unità che da sola non fa tantissimo. E invece hai bisogno di punti sangue. Perché sì. anche qua l'ho provata, l'ho affrontata al nuovo Korn, e soprattutto l'abilità quella di un punto sangue col movimento in fase eroi è fortissima. Sì. Perché doppia preghiera, farla... pure pure secondo me, è una cosa fondamentale. In corn. Sì, la doppia, doppia preghiera. Sì. Perché sì. potete farla, appunto. Sì, sì. Poi appunto Sculalta eh, gli Scorger Skulls utili. Però mm. forse è meglio l'icona, soprattutto in una lista forse di. Meglio forse è meglio l'icona. sì. Perché l'icona impedisce al nemico di fare presenza ispiratrice. Sì. E nel caso qualcosa sopravvivesse certo. alla carica dei tuoi tre assetati, sì. è meglio che non ti rimangano magari ingaggiati con un pippottino da 10 punti. Se sì. invece fugga, sì. come giusto che sia. Sì, sì. certo. Gli Skulls sono molto interessanti. Però molto anche... Mm. Io purtroppo dubito tanto della capacità dei Bloodthirster, perché purtroppo non menano, non menano così bene. Mm. E pure Scarbrad un pochettino ha peggiorato purtroppo. Io metterei più che altro dei Ratmongers, ecco, se proprio. Sì, ricordandosi che non, eh, non vanno a influenzare la l'ascia di Scarbrand che fa le mortali, esatto, cioè quella rimane esatto. sempre un attacco solo, che esatto. è giusto perché prima veramente Scar... però era anche bello e tematico che Scarbrand fosse sì. l'unico pezzo sì. di gioco che era in auto e se era in rage automaticamente uccideva qualsiasi cosa. Quasi tutto, sì, esatto, esatto. Che e... vedevi devi fare ehm... 40 mortali in una sola fase sì. con un doppio 6, erano... Sì. tu dicevi, aspetta, quante... sì. quanti Word devo tirare? Esatto. <ride> Sì, devi fare 46 Ward. Cosa? Mm -hmm. Sì, sì, sì. sì, sì. <ride> Io guarda, purtroppo, mo, al di là del commento di Little Gork, eh, dubito fortemente degli osservatori, quindi anche di Perfull in realtà. Eh, purtroppo non li vedo, non la vedo una scelta molto buona. Soprattutto 10 drop, non avrai mai possibilità di, mm. di scegliere. Essendo un esercito molto da mischia, tu vorresti fare il doppio turno il più possibile, fondamentalmente. È vero che sì, Corn dropperà sempre tanto in realtà, um, però qua hai anche pochi schermi in realtà. Eh, lì a questo punto Quindi sai so. che forse rinuncerei so. anche ai Mighty School Crusher per mettere... Mm -hmm. Proprio toglierei Blood Warrior e Mighty School Crusher se vuoi costruire una lista in questo modo, per aumentare... ormai in Korn non si chiamano schermini, si chiamano punti sangue. sì. <ride> sì. Perché sono letteralmente dei punti sangue che veramente sì. sono fortissimi. E a questo momento fanno ver fai veramente delle figate. Eh? Sì. Però ti servono veramente come il pane. Sì, ne sì. consumerai sempre due o tre a round. Quindi sì. vuol dire che due o tre unità a round devono morire oppure ti devono. Anche perché l'altra cosa, gli Excorger, col fatto che neghino le magie. Ti, se proprio il nemico le vuole tirare offensive, ti dà quella possibilità di ignorarla. Al 5. Che sono altri punti sangue su quelle eh. che si baffano, comunque ci puoi fare poco. Sì. Sì. Sì, 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 sì. Comunque, chissà adesso chissà se vedremo un po' di preti alleati per togliere tutte queste invocazioni mm. che cominciano a essere veramente fastidiose. Chissà infatti che non potendole togliere in altro modo, sì. Comunque, Bene. anche qua, è una lista nuova e facci sapere... Di vedere cosa fa, Esatto, esatto. tra l'altro mi ha scritto, adesso volevo vedere, che settimana prossima andrà dai ragazzi di Agile Balzo a provarla eh, e quindi ci ottimo. darà poi un feedback. Perfetto, ecco. benissimo. Quindi, se siete in zona, ragazzi, andate a trovare i ragazzi di Agile Balzo, anche se settimana prossima ci sono un po' di tornei. Sicuramente sì. c'è a Crema, quello della Torre Nera, e vabbè, Udine, Udine sì. e, 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 Latina. Anche... e Latina, esatto. Sì. Non, ho prepar non abbiamo preparato stasera. Sì, 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 ma è sempre quello ormai perché non ci sono aggiornamenti. Esatto. Sì. E poi c'è appunto da fare. il 23 Omigna in cui purtroppo io mi è venuto oggi un impegno di lavoro, tra l'altro anche lì in zona perché sarò a Novara, fa un culo, invece dovrò Penso lavorare del... anziché giocare a Pupazzi. Esatto. Quindi al ah, 23 no, omegna, andate a trovarli anche perché è il primo torneo che fanno. A quanto pare scenderà anche qualche amico dalla Svizzera. Ah, figo. figo, figo. Allora, un attimo, secondo voi il Blood Secreto è così indispensabile in una lista corn come la prima? Allora, no, no, però quel più uno attacchi a tutto campo è veramente comodo. Secondo eh, su secondo me è indispensabile se lo giochi col, col bandiera della carica abbinata, eh, cosa che su me quasi tutti faranno anche perché insomma, è? È forse il, è il primo artefatto no no è l'unica che può avere. No, è l'artefatto sì, speciale dei Blood secretor che è quella e cioè, minare le cariche interamente entro 16 è molto forte ma d'articolo che ha bisogno di farlo e, visto che anche che farlo in fase roid inizialmente e appunto anche perché forse è uno dei migliori oggetti a cui è accesso in realtà di quel tipo lì quindi forse non è in quel caso è indispensabile sì soprattutto secondo me ancora. è più indispensabile se si sì rinuncia un po' alla parte eh, demoni maggiori sì. e si punta ad esempio a tanti blood warriors ma soprattutto a tanti blood letter sì, esatto. perché sì. i blood letter sono a questo momento sono passati da essere la freccia <ride> a sì. il vero martello di questo esercito perché sono l'unica cosa vero. che fa veramente tanto danno perché purtroppo i blood, i, 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 i blood Twister gli sì. assetati sono troppo randomici nel senso troppo da dosi. non è roba che va al 2 al 2 binata, è roba che comunque va al 4 al 3 eh, sì. se entrano aprono tutto sì. però devono entrare con i tanti malus ad esempio a questo punto i gattri pazzi diventano l'anticorn per eccellenza <ride> <con> una... <ride> ah giochi i giochi gattri pazzi hai già perso oh no esatto. Esatto. perdi con tutto ma non con corn <ride> Bene, bene, bene. Va bene, bene. ragazzi. Andateci a le liste perché ormai ovviamente siamo sempre sì. assetati. di liste. Esatto, abbiamo completato tutte le liste che ci avete sì. mandato, visto che bravi che siamo stati. Quindi, questa sera, un pochino prima, come vi dicevamo, vi auguriamo la buonanotte e yes. andate su Facebook a Scrusader a rispondere al sondaggio. Sì. sì. È vero, non funzionano neanche sui vlog di Skype. Esatto. <ride> eh, come diritto, gli obiettivi. Niente, esatto. Esatto, esatto. <ride> Anche ecco, okay, ecco qua, qua, Andrea, ecco Andrea. Grande Andrea. Quindi facci sapere come va Dagile da Balzo. Tra l'altro, salutaci sì, i nostri carissimi amici. Chi ci saranno? Senza. Perché eh, eh, l'altro Andre, E Mauri. E Bona e Phil saranno con me. a Udine. Sì. Però, tutti gli altri saranno assolutamente lì. Sì, sì, Quindi, sì. per ora, vi diciamo buonanotte, ragazzi. Come al solito, grazie del supporto. E ci si vede sintolto prossimamente. Assolutamente. Per tutti quelli che ci saranno, ci si vede a Udine. Tutti gli altri, yes. a settimana prossima. Ciao belli. Ciao, ragazzi.